Presso l'hotel della Ville di Avellino le giornate patologiche irpine promosse dall'unità operativa complessa di medicina interna del Frangipane di Ariano, diretta da Anna Maria Bellizzi. L'azienda sanitaria locale di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, ha voluto fortemente il corso di formazione con specialisti della materia al fine di offrire, attraverso un approccio multidisciplinare, l'opportunità di apprendere le ultime novità in termini di valutazione e gestione del paziente patopatico con tutte le sue complicanze, offrendo al tempo stesso una panoramica sugli approcci specialistici e ultraspecialistici presenti sul territorio provinciale. L'evento formativo con responsabile scientifico Antonella Cavalli ha visto la presenza di biologi, farmacisti, medici e infermieri. A margine del corso di formazione, il manager Ferrante ha parlato anche delle ultime stabilizzazioni messe in campo dall'ASL 42, impegnate in particolare durante il Covid. Io ho sempre cercato di connotare la mia direzione con approccio molto pragmatico. La prima cosa è, siccome ci sono stati questi professionisti che hanno lavorato durante il Covid, appena mi sono insediato abbiamo avviato le procedure per la stabilizzazione e quindi si stabilizzano operatori sociosanitari, infermieri, medici, farmacisti, nel numero totale di 42. Ma c'è di più, noi già abbiamo avviato anche la fase di stabilizzazione, stiamo avviando per quelli che non sono rientrati in questa prima tornata, per quelli che naturalmente rientravano nell'esternalizzazione delle attività e quindi noi faremo i concorsi, li stabilizzeremo e quindi li toglieremo da uno stato di precariato ulteriore. È la risposta alla fuga di camici bianchi. Anche questo diciamo, stiamo cercando di fidelizzare quelli che a vario titolo sono e lavorano intorno alla nostra sanità irpina e aziendale.